Vincenzo Credendino, Emanuele Bernardo in cabina di regia, coordinamento giornalistico, e grazie a lui se in questo momento possiamo dare il buon pomeriggio a Marek Kozmiński, vecchia conoscenza del calcio italiano e figura di spicco nella federazione polacca. Buon pomeriggio. Marek, buon ci senti? Buon pomeriggio a tutti. Presidente, ci senti? Sì, vi sento. Ok, perfetto, ben ritrovato, sì, grazie per essere qui con noi e ovviamente con te vorremmo parlare del discorso legato ai polacchi in questo momento nel Napoli, Arkadiusz Milik e Piotr Zieliński, due calciatori di grandissimo livello che però dobbiamo dire in questo momento non hanno ancora inciso come hanno fatto in passato. Presidente, secondo te come mai? Ma mi chiedo anch'io come mai, perché sono due giocatori di grande livello, due giocatori di classe. Milik ha avuto problemi fisici, Zieliński è un giocatore che anche in nazionale sta anno dopo anno facendo progressi, ma stiamo aspettando un vero Zieliński, un ragazzo che ha classe, che ha doti calcistiche di enorme livello e che prende sia la nazionale che il Napoli per la mano e la porta in alto. Ecco Marek, questo Napoli, non so se hai avuto modo di seguire l'inizio di stagione degli azzurri incappati in un KO contro il Cagliari, adesso giocheranno proprio contro il Brescia, tua vecchia conoscenza. Non so appunto se hai avuto modo di vedere questo Napoli, l'impressione qualora l'avessi visto è che la squadra di Ancelotti abbia più un formato europeo rispetto a quello inerente alla Serie A. Ma io sarei molto prudente, perché abbiamo visto il Napoli contro il Liverpool che ha giocato bene e ha fatto quella partita. La situazione è quella che la partita è quella che è successo con Italia, ci sta. Durante il campionato si può sbagliare, io credo che è stato un episodio e passiamoci sopra. È una squadra che in questo momento possiamo definirla la terza forza in Italia, perché tutto quello che sta succedendo con l'Inter e con la Juventus, il Napoli è terza forza del campionato. L'Europa è una cosa completamente a parte, completamente diversa, quindi dipende dal sorteggio, dipende da con chi si gioca e dipende anche quando si gioca, perché chiaramente oggi affrontare il Liverpool a un conto, affrontare il Liverpool a marzo è un'altra storia. Certo. Marek, tu che Piotr Zieliński lo conosci molto bene, quest'anno già Carlo Ancelotti l'ha adattato in vari ruoli del centrocampo, ma per quelle che sono le sue caratteristiche, secondo te dov'è che realmente il polacco può rendere tanto? È un giocatore completo e questa è sua forza e il suo punto. Non riusciamo più a sentire il vicepresidente della federazione polacca. Marek, ci senti? No, mi sa di no. Proviamo a ripristinare il collegamento da capo. Effettivamente la corretta collocazione in campo di entrambi i calciatori polacchi, non soltanto Zieliński, anche lo stesso Arkadiusz Milik, è uno di quegli argomenti che non ha trovato ancora una soluzione. Non sappiamo ancora dire, in realtà forse più per Milik, per Zieliński un'idea ormai ce la siamo fatta sul fatto che sia evidentemente una mezzala. Purtroppo in questo Napoli non esistono mezzale, allora ci interroghiamo su dove possa dare il meglio di sé, se al centro, nel centrocampo a due, se sull'esterno. Lo stesso Arkadiusz Milik consente molti spunti di riflessione, speriamo appunto che il contributo anche di Marek Llorente non sembrava poi alla fine questa coppia tanto male. Sì, anche male, perché poi per esempio nella nazionale polacca spesso e volentieri gioca assieme a Lewandowski. Rita, di nuovo a te. Marek, ci senti? Sì. Stavamo commentando appunto quello che potrebbe essere il ruolo adatto in questo Napoli di Carlo Ancelotti per Piotr Zieliński, ma anche non solo, anche per Milik, che abbiamo visto negli ultimi minuti di gioco proprio contro il Cagliari, questo parlavamo, far coppia con Llorente. Quindi giocare da seconda punta. Sì. Ma per quanto riguarda Zieliński, è un giocatore che ricopre tutti i ruoli a centrocampo. Può giocare da destra, da sinistra, può giocare da centrocampista centrale. È un giocatore completo, questa è la sua forza, ma anche la debolezza, perché va sfruttato da tutte le parti e non ha un collocamento concreto.
Are Kmilic è un'altra storia, un giocatore che è una seconda punta classica, può fare all'occorrenza esterno alto di sinistra, che ha ricoperto quel ruolo in nazionale, l'ha fatto molto bene, ma io specialmente mi meraviglio di Zielinski, perché guardarlo in allenamento, guardarlo in diverse occasioni, è un giocatore straordinario. Secondo me non ha fatto ancora quello che potrebbe fare, perché è veramente un ragazzo che può fare molto di più, e sicuramente lo farà. Secondo me è un giocatore che gli deve essere dato ancora un po' di tempo, e poi deve avere un collocamento classico, secondo me più a 3 a centrocampo che a 4. Purtroppo, insomma, è così, ce ne siamo resi conto. Quando ha giocato in un centrocampo a 3, per esempio con Sarri, è stato sfavillante. Nel centrocampo a 4 ancora non riesce a trovare una collocazione che gli consenta di mostrare quelle che sono le caratteristiche di talento che ha fatto capire di avere. E a proposito, insomma, di questo sviluppo, pensi, Marek, che ci sia anche un problema di personalità per quanto riguarda Piotr, che magari nel Napoli, ecco, è una piazza un po' complicata? Quale può esserci anche un discorso, diciamo così, di personalità, psicologico? Ma è un ragazzo dolce, un ragazzo buono, un ragazzo per bene, non è sicuramente un leader, non è un ragazzo che prende per la mano la squadra e la guida come capitano, ma dall'altra parte non possono essere 11 giocatori così, perché alla fine non va. È un ragazzo con le sue è un ragazzo del nord, è abbastanza chiuso, abbastanza timido, ma la classe non si discute. Io sono convintissimo che allenatore Ancelotti adesso ritroverà un collocamento giusto, perché e assomiglia tanto Ancelotti del passato. Prossimo impegno, Napoli-Brescia. Se ti dico Napoli-Brescia, qual è il primo ricordo che ti viene in mente, Marek? Ma il primo ricordo che mi viene in mente è 3-0 a Napoli nel 98-99, quando Napoli è successo. Sì, era il 97-98. 97-98, sì, è quello che mi viene subito in mente, ma comunque. Quindi è un bel ricordo, tutto sommato. Bel ricordo, sicuramente sì. Tempi diversi, calcio diverso, tutto diverso. Oggi Napoli è una potenza del calcio italiano, Brescia è una neopromossa, ma sicuramente sulla carta Napoli è in grandissimo vantaggio. Ma calcio è talmente bello che può capitare di tutto. Perfetto, grazie mille Marek per essere stato oggi con noi. Grazie a voi. Un saluto al vicepresidente della Federazione Polacca di calcio, il quale ovviamente...